Teniamo i voti al calciomercato. Lo so, finisce il 31 agosto, ma sta iniziando il campionato. I primi 3 punti la prossima settimana sono già lì sul piatto e quindi si può davvero già dare un merito o un demerito alle squadre. Dopo tutto può cambiare se eventualmente il campionato, diciamo, il calciomercato non finisce, qualcuno compra, qualcuno vende, si cambia il voto. Ma adesso, ad oggi, il voto è quello che io vi sto andando a dare. Dopo, sapete, c'è la risposta. Allora, cosa succede? Io faccio il video di mattina, voi fate le vostre domande, tutte sul calcio ovviamente, e io rispondo nel tardo pomeriggio con il video la risposta. Ormai lo sapete quasi tutti, e in questo video metto in evidenza i vostri messaggi e rispondo ai vostri messaggi. Sta avendo un successo incredibile, quindi lo continuiamo. Adesso inizia il calcio vero, il campionato vero, quindi le domande saranno quelle belle belle. Ragazzi, pronti a tutto. Prima di iniziare, iniziamo col Monza. Iniziamo con come è stata la classifica l'anno scorso. Quindi iniziamo in quella maniera. Prima di iniziare, like, non dimenticate il like, è l'unica cortesia, davvero l'unica cortesia che vi chiedo. Instagram di CoachTN08 è lì che metto gli aggiornamenti. E iscrivetevi se non siete iscritti. Ovviamente campanella se siete iscritti o quando vi iscrivete. Iniziamo? Yeah, iniziamo. Monza. Beh, il Monza ha preso Pessina, Ranocchia, Caprari, Sensi, Cragno, si è tolto, diciamo, quei giocatori che non gli servivano più, 9, è la regina del mercato praticamente, del mercato basso, ma del mercato 9. Cremonese ha preso Kiliches, Vasquez, Okereke, praticamente ha perso solo Carnesecchi, il portiere, io direi 7. Io do un bel 7 a questa squadra, hanno fatto molto bene. Lecce, il Lecce ha preso Askilsen dalla Samp, Di Francesco, Sesai dallo Zurigo e dopo anche là si è liberata di giocatori che ormai non voleva più, 6,5, buon calciomercato per il Lecce. Salernitana ha preso Pirola, Bradaric, Botea, Lovato e dopo ha ripulito un po' lo spogliatoio, aveva già fatto un mercato di gennaio bello tosto, do 7, il calciomercato della Salernitana secondo me è 7. Tutto fino adesso, comunque può cambiare tutto. Spezia ha preso Ekdal, Caldara, Dragoschi, ha perso poco lo Spezia, cioè è rimasta la squadra dell'anno scorso più questi giocatori, direi anche qui un bel 7. Attenzione, tutte quelle delle, diciamo, delle zone basse si sono rafforzate notevolmente. Andiamo alla Sampdoria ha preso Murillo, vabbè. Ha perso Yoshida, Sensi, Tosby, Askilsen, no, si è indebolito e dopo io non ho capito la situazione societaria della Samp, se la deve vendere, non la deve vendere, devo trovare gli acquirenti, non l'ho ben capito, comunque 4. Purtroppo un calciomercato da 4 perché secondo me non possono fare altro, non per altro, perché non possono davvero fare altro, però Samp 4. Empoli ha preso Destro e Satriano. E ha perso Pinamonti e Aslani, Zurkowski. Oltretutto, prendere Destro, cioè l'Empoli è una squadra che ti vende i giocatori. Prendere Destro, la sua età, no, non mi è piaciuto tanto. Infatti, io dico 5,5 per l'Empoli. Bologna arriva Cambiasso, perde Svanberg e Teate. Attenzione a questi due giocatori, erano veramente importanti per il Bologna. Infatti, anche il Bologna prende 5,5. Udinese ha preso Perez, Bigiol, perde Stigel Larsen e Molina, che è due giocatori che hanno fatto tanto per l'Udinese quest'anno, quindi 5, non mi è piaciuto tanto il calciomercato, di solito è più scoppiettante, ma ancora deve finire, lo so, però fino adesso 5. Sassuolo prende Alvarez, Erlich, perde Kiliches e Scamacca, tutto sommato però ancora sta tenendo i vari Frattesi, Raspadori, ancora, quindi al momento io do un 6, ma non più di 6 al Sassuolo, ma sappiamo che il Sassuolo ancora qualcosa la deve dire in questo calciomercato. Torino prende Miranchuk, Radonic, Lazzaro, ma Lazzaro ha fatto male negli ultimi anni, comunque perde Belotti, Brecalo, molti dimenticano Brecalo, Bremer, Pobega, si è indebolito e di tanto, io il Torino do 4,5, si è indebolito, questo calciomercato ha indebolito tantissimo il Torino. Verona prende Djuric ed Henry, cioè due attaccanti che erano a fine contratto col Venezia e con la Salernitana, non l'ho capita questa, perde Cancellieri, Caprari, Casale, no,
No, non mi è piaciuto. 5, do un 5 al calciomercato del Verona. Atalanta. Atalanta prende Ederson e perde Pessina. Tutto sommato non fa nulla e non è da Atalanta non fare nulla. Infatti io do 5 perché l'Atalanta aveva bisogno, tanto bisogno di fare qualcosa rispetto all'anno scorso. Gli è rimasta Zapata, gli è rimasto Muriel, però no, 5 non mi è piaciuto, non mi piace il calciomercato che ha fatto. Fiorentina prende Jovic, Dodò, Mandragora, Gollini, perde Torreira, Pulgalo, Di Rozola, tutto sommato 6. Non ha fatto il grande calciomercato che un po' mi aspettavo, però tutto sommato qualche giocatore nuovo l'ha preso con intelligenza. Roma prende Dybala, Wijnaldum, Matic, probabilmente Belotti, già è tanto. Perde solo Under e Reynolds, praticamente nulla. Beh, la Roma, ragazzi, è da 9. Lazio prende Romagnoli, Casale, Marcus Antonio, Maximino. Perde Leiva, Felipe, Morici, insomma si libera un po', fa un po' un refrain, però mantiene Immobile, Savic. 6,5 è abbastanza frizzante, secondo me è stato abbastanza frizzante il calciomercato della Lazio. Andiamo alle quattro grandi, diciamo. Juventus, a Juventus prende Bremer, Pogba e Di Maria e perde Chiellini, Dybala e De Ligt. Io alla Juventus do 5,5, secondo me non si è rafforzata, anzi è stato un mercato di confusione. È un mercato di confusione perché perdi dei punti fermi che erano Chiellini, De Ligt e Dybala per prendere scommesse che già incominciano a scricchiolare, vedi Pogba. Non lo so, 5,5. Napoli prende Kim dalla Turchia, Olivera dal Getafe e Kvaratskhelia, che lo conosceva, dal Dinamo Batumi. Perde Koulibaly, Insigne, Mertens. 4. Io non so dare più di 4 a questa squadra, cioè non puoi perdere giocatori di quella che per te erano importantissimi, di quella portata, e mettere dentro giocatori sconosciuti, che chi li conosceva? Cioè questo è il punto, chi li conosceva? Ma anche le squadre. Io le conosco, ma il tifoso medio no, cioè non ha senso. Comunque, Napoli 4. Inter. L'Inter rientra Lukaku, prende Aslani, Mkhitaryan, Bellanova, perde fondamentalmente Perisic, anche Vesino, però Perisic fondamentalmente. Io a quest'Inter do 7. 7, però attenzione, il campionato non è finito. Se dovesse perdere Skriniar sono 2 punti in meno, se perde Barella sono 1 punto e mezzo in meno, cioè l'Inter può fare male in questo calciomercato se perde un big e non lo rimpiazza, però al momento è 7. Chiudiamo col Milan. Milan prende De Ketelaere, Origi, Adli, Lobega, perde Kessié e Romagnoli, però mantiene tutto il resto della truppa. Cioè il Milan ha mantenuto tutto il resto della truppa, ha mantenuto Calabria, ha mantenuto Hernandez, Tomori, Tonali, Leao, questo è un merito, è assolutamente un merito. Io do 7 al Milan e non do qualcosa in più, sapete perché? Perché la trattativa per De Ketelaere è stata davvero troppo stressante, e anche diciamo, la firma di Maldini non è stata bella all'ultimo giorno. Queste piccolezze hanno un po' inciso nel calciomercato del Milan, però tutto sommato un buon calciomercato. Io do 7, così come ho dato 7 all'Inter. Questa è stata, diciamo, adesso sto preparando invece la mia classifica finale, quella sicuramente, la classifica, quella che mi aspetto sarà la classifica finale l'anno prossimo. Sta arrivando il pronosticone, ci sarà appunto sul campionato la prossima settimana, ma partono anche il post partita a caldo e ci sarà qualche live. Tempo permettendo, ho bisogno di avere un po' più fresco perché c'è troppo caldo. E questo, abbiamo finito, ragazzi, proprio siamo alla fine, per dire iscrivetevi, mettete like, non dimenticate il like, seguitemi su Instagram DiegoCTN08, è là che metto tutti gli aggiornamenti, non dimenticate di mettere le vostre domande sotto, dopo risponderò questo pomeriggio intorno, credo, alle 5, una cosa del genere. Insomma, se vi è piaciuto, però davvero, se vi è piaciuto mettete like, mettete un mi piace, perché cosa più importante per questo canale, per arte sta crescendo, sapete tutto, ragazzi, alla prossima, spero che vi piacciono anche le grafiche e tutto questo, tutto il resto.
Grazie a tutti per seguire, per essere sempre di sempre, sempre di più. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.